per appunto dove, anche per dovere e piacere, io invito per un breve saluto di apertura proprio il rettore dell'Università di Roma Fuori Italico, Fabio Picozzi, il professor Fabio Picozzi, invito per un saluto visto che siamo non solo nella loro casa ma diciamo da ormai tantissimi anni, l'ex IUSMA, oggi Università di Roma Fuori Italico, è la casa della Corsa di Michele. Grazie, buongiorno a tutti, ecco è un saluto, un breve saluto per ribadire ancora una volta come alle soglie della 18ª edizione il nostro Ateneo vuole essere vicino non soltanto da un punto di vista logistico, essendo ormai da anni il quartier generale della manifestazione, ma anche ecco, da un punto di vista culturale, avendo dato supporto a queste iniziative con le scuole secondarie superiori, proprio nell'ottica di sostenere quello che sono i valori legati a questo evento molto importante. Una cultura del fair play, una cultura che riporta un po' al De Cubertiniano, è importante partecipare e non vincere, che sicuramente per noi l'unico Ateneo in Italia, uno dei tre in Europa, che si dedica esclusivamente allo studio delle scienze motorie sportive, è sempre molto importante ribadire e sostenere. Quindi grazie, in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Grazie al rettore Fabio Picozzi, appunto dopo il filmato e le parole di saluto siamo qui per presentare questa 18ª edizione della Corsa di Michele, che quest'anno come ogni anno per adesso si arricchisce di tanti contenuti. Per iniziare la parte appunto contenutistica e dopo questa introduzione chiamerei subito il dottor Vincenzo Manco, che è il presidente dell'Unione Italiana Sport e Turismo Nazionale, partner, e chiamerei anche qui con lui possibilmente Valerio Piccioni, che è l'ideatore della corsa, per uno scatto insieme, che, anche per un'immagine insieme. Ecco, presidente Manco, appunto lascio la parola per far capire perché poi Luis da ormai anni ha sposato questa corsa, perché qui si parla proprio di un matrimonio. Buongiorno a tutti, sì, un matrimonio che tra l'altro sta dando anche buoni frutti. La WISP ha accettato, quindi per questo tra l'altro ringrazia sentitamente non soltanto il Club Atletico Centrale, Valerio Piccioni, tutti coloro che hanno avuto diciamo, l'idea e che ci hanno messo cuore, passione, risorse e fatica per poterla portare avanti fino alla 18ª edizione di quest'anno. Da qualche anno abbiamo risposto molto volentieri, perché per la WISP la Corsa di Michele, come potete immaginare, ma penso ormai per larga parte dell'opinione pubblica, non solo sportiva, si possa dire che non stiamo parlando solo di sport con la Corsa di Michele, stiamo parlando a proposito della storia e della memoria dell'atleta Miguel Sanchez, appunto di questo, di storia e memoria, e di come un'iniziativa di questo tipo dentro il sistema delle reti e delle alleanze riesce costantemente a mantenerla viva. Nello stesso tempo la Corsa di Michele è solidarietà, è partecipazione, è socialità, è alternanza scuola-lavoro, è cultura sportiva. Ecco perché la WISP, al netto di quello che può essere il sostegno, anzi ne approfitto per ringraziare anche il Comitato WISP di Roma e tutta la WISP, perché ha deciso appunto di sostenere, abbiamo deciso volentieri di sostenere questo da qualche anno, perché ecco, rappresenta molto di più. In un periodo, e lascio poi la parola a Valerio, in un periodo in cui credo ci sia bisogno, qui siamo in uno dei luoghi centrali del sistema sportivo italiano e del sistema formativo italiano, in un periodo in cui credo che il sistema sportivo, lo sport, debba fare proprio questo sforzo, andare oltre quello che rappresenta la semplice prestazione, l'organizzazione della gara e quello che può essere il risultato. Quest'anno ci mettiamo qualcosa in più, ci mettiamo rispetto ad un'idea, anche qui ringrazio ancora Valerio e tutti gli organizzatori della corsa, perché chiaramente, e purtroppo lo abbiamo vissuto in questi momenti, questa terribile diciamo, esperienza del terremoto continua ancora a tenerci purtroppo diciamo, vigili. Facevo delle battute prima anche con Gabriella Stramaccioni, che in nome e per conto appunto in veste istituzionale è lì in quei luoghi cercando di capire, perché proprio in questi giorni stavamo programmando
una nostra presenza lì insieme ai nostri comitati per programmare un'ulteriore fase del nostro intervento. Ecco, la corsa di Miguel costruisce anche quest'anno rispetto a quello che è la zona del cratere, quindi alla partecipazione dei ragazzi, dei cittadini di quei luoghi, di poter, con un'organizzazione appunto pullman a disposizione, per poter far partecipare, una volta avendo anche visto insieme a loro un lavoro fatto insieme alle scuole, quello che è la vocazione sportiva di quei luoghi, spostata, trasportata, esportata dentro la corsa di Miguel, per tenere sempre vivo e attenzionato, al netto appunto della tensione e della tragedia, ma per continuare a dare normalità e opportunità a quei luoghi. Per questo quindi la WISP non può tirarsi fuori, e penso che continueremo a dare il nostro contributo fattivo all'organizzazione di questa esperienza per poter farla andare avanti e farla continuare. Grazie. Grazie Vincenzo, e grazie davvero, perché quando noi abbiamo immaginato di fare qualcosa in più, quando noi abbiamo immaginato questi viaggi dalle zone terremotate che porteranno a Roma i ragazzi di Amatrice, di Norcia, di Camerino, di Sarnano, i podisti delle Marche, e abbiamo trovato una sponda, un aiuto fondamentale. Io non ho molto da aggiungere, se non quello di portare il saluto del gruppo di giornalisti che ormai da 17 anni organizza la corsa di Miguel, per ricordare questo straordinario ragazzo maratoneta poeta, Miguel Venanzio Sanchez. Vorrei soltanto però un attimo d'attenzione qui in questo momento, senza bisogno di tante parole, vorrei semplicemente segnalarvi la presenza di una persona che da tanti anni ama l'atletica più di se stesso, ama la sua terra più di se stesso. Si tratta di una persona che organizza l'Amatrice Configno, la nostra corsa del cuore, e quindi un grande applauso per Bruno D'Alessio. Allora, grazie Valerio, grazie Bruno, grazie anche a Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, grazie a voi ragazzi che siete qui tantissimi e che ci accompagnate nelle nostre mattine dell'alternanza scuola-lavoro. Allora, abbiamo detto c'è un'urgenza, c'è un tema di attualità legato alla Corsa di Miguel, c'è sempre stato. La Corsa di Miguel è stata il primo evento agonistico, il primo evento sportivo di massa a svolgersi all'Aquila dopo il terremoto, un'edizione storica, e quest'anno il messaggio forte, sapete anche stamattina c'è stata una forte scossa di terremoto, il messaggio forte della Corsa di Miguel è un messaggio di solidarietà verso le popolazioni terremotate dell'Umbria e delle Marche. È un messaggio indispensabile per tanti motivi: primo, perché sono obiettivamente persone in una condizione di grande disagio; secondo, non lo dimentichiamo, perché quella è una zona a forte densità sportiva e podistica; terzo, perché, come ne abbiamo parlato spesso con voi ragazzi nelle scuole, il soddisfacimento dei bisogni primari dopo un grande evento è fondamentale, quindi poter soccorrere chi sta male, dare una casa e del cibo a chi ne ha bisogno. Però c'è una componente, ne abbiamo parlato spesso con i ragazzi dell'Aquila, c'è una componente di sogno che va soddisfatta. Bisogna poter tornare anche a fare delle cose normali, a fare delle cose che ci fanno sognare, lo sport per esempio, la corsa. Quest'anno Miguel è vicinissima alla corsa, alle zone terremotate. Nel parco gara di tutti, speriamo tanti, 9.000, 10.000, di tutti i partecipanti alle corse di Miguel, la 10 competitiva, la 10 non competitiva, la stracittadina, ci sarà questa bandana, la bandana che ricorda tutti uno per uno i comuni colpiti dal sisma di quest'anno. Quest'anno a Miguel ci sarà un ristoro, diciamo, legato alle zone del sisma, nel senso che daremo a tutti i concorrenti all'arrivo le lentine, un tipico biscotto di Caldarola, quindi piena zona terremotata, Marche, che un forno di Caldarola ci fornirà, un forno che comunque va avanti con la sua attività, questo è importante. Ci sarà la vendita delle magliette, queste magliette che sono Schiacciamo la paura della Caldarola Volley, una gloriosa società di volley sempre marchigiana, e ci saranno soprattutto i podisti delle Marche e dell'Umbria che saranno accolti, ospitati, sfamati in qualche modo anche simbolicamente. Quindi il Talete ospiterà a pranzo i ragazzi di Norcia, circa 150 podisti arriveranno in pullman e saranno ospitati sia dalle Marche che da Norcia, da Amatrice, quindi comune simbolo in qualche modo, tragicamente simbolo del terremoto,
e comune in cui si organizza e si organizzerà questa meravigliosa corsa di altissimo livello che è la Matrice Cofigno, arriverà la mattina stessa della corsa, arriverà una delegazione di podisti. E poi c'è anche un'altra bellissima iniziativa. Noi storicamente diamo una coppa, un trofeo alla prima società arrivata, è una società grande perché normalmente porta più di 400 persone a Miguel, e questo trofeo quest'anno sarà intitolato a Gabriele Nobile, che è stata la prima vittima, una delle prime vittime del terremoto, ed è bello che questo trofeo sia intitolato a lui. Tra l'altro in sala c'è Fabiana, che è la figlia di Gabriele, e vorrei proprio ringraziarla della sua presenza e anche del fatto di esserci. Quindi, prima di passare alle presentazioni, vi ricordo solo rapidamente le corse di Miguel. Siamo domenica 29 gennaio, siamo con una 10 km competitiva che partirà poco distante da qui, quindi davanti al Ministero degli Esteri. L'anno scorso è stata la 10 km più partecipata d'Italia, con circa 4.500 arrivati. C'è una 10 km non competitiva che parte subito dopo, famiglie, bambini, podisti che non sono interessati alla classifica, ma perché gareggiano la prima volta, e alle 10.45 dal Ponte della Musica parte la strada antirazzismo. La cosa importante perché porta centinaia, anzi l'anno scorso migliaia di ragazzi delle scuole finalmente con le loro famiglie, perché Federico, noi andiamo nelle scuole, abbiamo questi straordinari partner che sono i professori di educazione fisica qui presenti in massa, ma è importante che ci sia un momento di unione in cui anche le famiglie vengano a correre e a gareggiare con i loro ragazzi. Allora, Federico, andiamo avanti con il video. Allora, dimostriamo, negli ultimi due anni la corsa di Miguel ha avuto dei problemi legati purtroppo in qualche modo a problemi urbanistici di Roma. L'anno scorso, sapete, ci fu il famoso crollo della palazzina sul lungotevere del Famiglio, e questo crollo ci ha impedito di fare il percorso tradizionale, i famosi 10 km sul lungotevere, perché non era possibile, diciamo, passare integralmente sul percorso. Quest'anno si torna a un percorso di 10 km, si torna a impegnare completamente il lungotevere e si torna ad arrivare allo Stadio Olimpico. Adesso io vado a sistemare il video, se tu intanto vuoi. Sì, allora nel frattempo che facciamo partire il video, io volevo ricordare, appunto, prima il rettore lo ha accennato, che anche per questo progetto di alternanza con la scuola, venerdì e sabato prossimi, nella palestra monumentale dello IUSMA, ci sarà appunto il cuore della corsa di Miguel, il villaggio, e i ragazzi delle scuole, tanti ragazzi di queste scuole saranno lì come volontari e daranno sì una mano, ma vivranno anche loro dall'interno, quindi da protagonisti, la preparazione di un evento come questo che è la corsa di Miguel, che tra l'altro vi ricordo che per il secondo anno abbiamo avuto la fortuna di farlo arrivare all'interno dello Stadio Olimpico, quindi fino a due anni fa arrivavamo allo Stadio dei Marmi, invece anche grazie alla CONI Servizi Spa la Corsa di Miguel anche quest'anno è stata confermata con questo arrivo all'Olimpico, che ora tra l'altro vedremo quando partirà il video. Ci vuole un attimo per la conversione, perché è un video un po' pesante, diciamo, realizzato a volo d'uccello sul percorso, che è appunto un percorso di 10 km esatti, che parte davanti al Ministero degli Esteri alle 9.30 e impegna tutto il lungotevere. Adesso, vabbè, aspettiamo che elabori, perché è una cosa un po' complessa, quindi ricordiamo, ci vuole un attimo di tempo per partire. Ok, allora io a questo punto passerei a un intervento e chiamerei qui il colonnello Fabio Martelli, che è il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera della Regione Lazio, e tra l'altro lo è da vari anni, ma in realtà il colonnello Martelli alla Corsa di Miguel è stato sempre vicino, perché l'esercito attraverso lui ha sempre mandato alcuni dei migliori atleti a correrla, anche perché anche lui, come tutti, l'hanno sempre sentita nel cuore questa corsa. Sì, buongiorno a tutti. Può sembrare strano, perché una gara di 10 km, gli atleti militari poi sono sparsi in tutta Italia, però così come partecipano alla Matrice Cofigno dell'amico Bruno, partecipano volentieri alla corsa di Miguel. Un pensiero in questo momento va ai ragazzi che come voi stanno vivendo in modo più drammatico però queste scosse di terremoto che stiamo vivendo noi qua, che noi facciamo magari dei sorrisini, però loro credo che stanno vivendo questi momenti veramente in maniera drammatica. Quindi
mandiamo un pensiero a loro. La gara della corsa di Michele, sicuramente il 29 è il momento conclusivo, però tutto quello che viene prima è importante, sicuramente è un lavoro veramente continuo da parte di Giorgio, da parte di Marco, da parte di Valerio, da parte tua, e sicuramente coinvolgono a livello regionale la massa maggiore di tutti i giovani, quindi è un'attività per la federazione fondamentale che noi sposiamo ogni anno e cerchiamo di dare un contributo in qualsiasi maniera. Quindi grazie, in bocca al lupo, e ci vediamo il 29. Grazie al colonnello Martelli, che appunto diceva questo, lo ringraziamo ancora di più, perché mediamente facciamo correre tra gli 11.000 e i 15.000 studenti nelle varie prove di Michele, e lo facciamo negli stadi di atletica leggera, dei quali per ora alcuni sono gestiti da loro e altri da magari comitati provinciali o da privati. E allora a questo punto, prima del video, se sta partendo, se no io farei un altro intervento. Allora, prima del video, così abbiamo anche la sicurezza che assisterà e lo vedrà, io chiamerei qui l'assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia, al quale appunto l'altro, una persona che sa cosa vuol dire la corsa, quindi chiediamo a lui un po', ecco, questa è in realtà la prima corsa, diciamo, grande dell'anno a Roma, no? Roma ha un grande bacino e che ne dicano i colleghi organizzatori di Milano e di altre città, Roma ha la maratona più partecipata, la mezza maratona più partecipata e una serie di 10 km, tra le quali quella di Michele a livello competitivo la più partecipata, quindi diciamo che questa è la città del running. Esatto, vero. Buongiorno a tutti, porto i saluti della sindaca Virginia Raggi, con la quale appunto abbiamo confermato l'interesse per questa importante manifestazione sportiva e non solo. Abbiamo confermato, come è stato fatto in passato dal Comune, come è stato fatto adesso e come verrà fatto anche in futuro, per tre motivi. Primo, perché è una manifestazione sportiva di grande livello. Avete visto i tempi della competitiva dello scorso anno e dei precedenti? Sono tempi di tutto rispetto. Non solo, è stato già detto, la corsa di Michele non è solamente sport, c'è tantissima solidarietà e ci sono moltissime iniziative correlate ad alto valore sociale. Ecco, questo è veramente, in qualche modo, per noi è l'elemento che la distingue anche da tanti altri eventi. Infine il ricordo, è molto importante parlare di ricordo. Era il 2000, il primo anno di questa corsa, e proprio in quell'anno usciva un film italo-argentino. Si chiama Garage Olimpo, lo suggerisco a chi in sala non l'ha visto, un film sul dramma argentino di quegli anni, degli anni precedenti, sui desaparecidos, un film molto intenso, particolare e unico. Ecco, passando dal cinema allo sport, sono gli stessi aggettivi che noi come Roma Capitale attribuiamo a questa corsa di Michele. Quindi davvero di cuore ringraziamo tutti gli organizzatori, Valerio Piccioni, la Gazzetta dello Sport, WISP, FIDAL e tutti gli organizzatori. Grazie. Grazie all'assessore. Il secondo assessore che dobbiamo consegnarle, se era possibile, una sacca. Ok. Va bene, lo facciamo dopo la luce, dopo. Va bene, ok, i fotografi chiedevano. Ok, allora sì. Marco che ci illustra in 2 minuti e 36 il percorso della corsa di Michele. Allora, grazie all'assessore Frongia anche per averci ricordato, per aver ricordato a voi ragazzi questo capolavoro durissimo ma bellissimo che è Garage Olimpo. Il percorso della corsa di Michele 2017, andiamo avanti. Allora, si parte, come abbiamo visto, dalla storica ormai partenza davanti al Ministero degli Esteri alla Farnesina, 9:30 la partenza della gara competitiva dei 5.000 e a seguire i 2.000 della non competitiva. Si entra subito su Lungotevere, vedete? Si entra su Lungotevere e lo si percorre in maniera rettilinea, chi ama i percorsi veloci, chi ama i percorsi, diciamo, filanti, non può che essere soddisfatto. Si costeggia tutto il Foro Italico, rimanendo sempre alti, qui siamo su Capo Prati, quindi leggermente, diciamo, in questa è la seconda curva, passiamo davanti al Museo della Marina, dell'Esercito, non mi ricordo cos'è, si prosegue sempre sul Lungotevere, che sarà ovviamente completamente chiuso al traffico, e lungo rettilineo, quindi veloce e filante, fino a Ponte Duca d'Aosta, sono circa
3 km, 2 km 8, si passa il Tevere e si risale nella zona che l'anno scorso era interdetta, diciamo, al traffico per la caduta della palazzina. Anche qui lunghissimo rettilineo, vedete, che passa davanti al Ponte della Musica, dove alle 10.45 partirà la non competitiva, prosegue, passa davanti a Piazza Gentile da Fabriano, tocca il quinto chilometro qui all'altezza, vedete, dei circoli, all'altezza della tensostruttura, e si va a svoltare di nuovo su quello che è un luogo simbolo della Corsa di Miga, cioè Ponte Milvio. Da Ponte Milvio si scende sulla ciclabile, a questo punto siamo a oltre il sesto chilometro e abbiamo circa un chilometro e mezzo di pista ciclabile, molto larga, molto veloce, molto ben tenuta in questo punto, quindi il gruppo già sgranato segue la pista ciclabile per risalire, diciamo, proprio all'incrocio di fronte a quella che è l'Aula Buche, risalire sul Lungotevere e percorrerlo questa volta all'inverso. Non ci sono problemi di intersezioni con la partenza perché siamo molto avanti rispetto alla partenza, ed è su questo il punto in cui circa all'ottavo chilometro i concorrenti entrano nel complesso del Foro Italico. Per noi un'abitudine, pensate, per gli 800-900 che vengono da fuori Roma è una grande scoperta quella del Foro Italico, giro completo su Viale dei Gladiatori, e si punta direttamente sullo Stadio Olimpico che anche quest'anno il CONI ci ha concesso, quindi ingresso all'Olimpico dal tunnel della Monte Mario, tunnel completo come nelle grandi maratone, e quest'anno novità, arrivo in tribuna Monte Mario, cioè l'arrivo è all'altezza della partenza dei 100 metri, quindi rispetto alla volta scorsa spostato dal lato opposto. Sono esattamente 10.000 metri, perché voi sapete i podisti, soprattutto quelli un pochino più ambiziosi, vogliono la gara 10.000 metri, non è semplice farla coincidere con la natura di Roma, però il percorso è questo. Quest'anno l'Olimpico nella sua parte, diciamo, Tevere, sarà completamente aperto all'uscita dei podisti, perché sapete, far evacuare 10.000 persone non è esattamente una passeggiata. Abbiamo studiato un piano di sicurezza che permetta a tutti anche di godersi questo stadio, perché dopo i 5.000 competitivi arriveranno 2.000-2.500 non competitivi e oltre 2.000 ragazzi. Immaginate cos'è per un ragazzino delle elementari e delle medie entrare in quello che è il tempio dello sport italiano. Quindi vogliamo che questo impianto sia goduto, sia fruito al meglio possibile. Questo è il percorso della Corsa di Miga 2017. Allora, grazie a Marco, e io di un altro intervento, volevo, tra i diversi partner che da anni sostengono la corsa e la causa di Michele, ci aiutano soprattutto a realizzare il nostro progetto, quello di far correre i ragazzi, di portare l'atletica, i ragazzi verso l'atletica, c'è l'Istituto per il Credito Sportivo che veramente da tanti anni sostiene, ripeto, non la corsa ma il nostro progetto. Quindi hanno trovato in noi un partner valoriale, che insomma hanno riscontrato in noi un partner che dà un valore anche a loro, e quindi li ringrazio pubblicamente, tutto l'Istituto per il Credito Sportivo. A questo punto, per proseguire sugli interventi, chiamerei qui Roberto Davani della Direzione Generale della Regione Lazio, dell'Ufficio di Presidenza. Io lo chiamo così perché in realtà Roberto è l'istituzione della nostra regione, però Roberto è anche un corridore, e non è un corridore che fa solo la Corsa di Miga. In realtà lui ha deciso di cominciare a correre veramente, è venuto, ha fatto la Corsa di Miga, due mesi dopo ha fatto una mezza maratona alla Roma Ostia, poi un mese dopo la maratona di Roma. Insomma, è partito così con 10 km e è arrivato a 42 nell'arco di 5-6 mesi, nonostante, cioè, per fare questo lui è anche una persona che, appunto, per il ruolo che ha, lavora mediamente 16-17 ore al giorno. Quindi oltre all'istituzione chiediamo, appunto, anche un po' che emozione ha provato l'altro anno a correre Michele e entrare poi allo stadio. Guarda, l'altro anno è stata un'emozione incredibile, anche perché abbiamo potuto vivere da vicino anche le difficoltà e provare a risolverle anche nel nostro piccolo, dalla nostra postazione, perché l'altro anno c'era stato quel problema del crollo che effettivamente aveva creato dei problemi incredibili sul percorso. Poi, come spesso accade, come dicono le nonne, come dire, si chiude una porta, si apre un portone, e in quel caso c'è stata questa splendida sorpresa del finale all'interno dello Stadio Olimpico, che è stato veramente il clou della mattinata. Davvero,
una bellissima mattinata, perché poi credo che sia questo l'importante in una manifestazione dove il segnale forte che si manda, e che a me piace, che poi è lo stesso segnale di tante corse che ci sono in città e nella regione, è proprio quello di riappropriazione dello spazio pubblico, cioè lo sport che si riappropria dello spazio pubblico. Credo questo sia un valore già in sé che vale la pena di, come dire, di valorizzare per poter poi appunto anche magari dal proprio punto di vista vivere la cosa come atleta. Quest'anno tra l'altro sono molto contento perché la corsa di Miguel del 29 maggio sarà la prima corsa che una nuova società di runners, che a questo punto è nata grazie a questo impegno nello sport, farà, che è questa società, un gruppo di amici, e abbiamo formato questa piccola associazione sportiva dilettantistica e parteciperemo tutti quanti in blocco, quindi con grande piacere, e anche con grande piacere vi porto il saluto del presidente della regione Nicola Zingaretti, che è sempre molto vicino alla corsa. L'altra mattina abbiamo incontrato Valerio con i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro. Io non devo certo elogiare il progetto La Corsa di Miguel, che è davvero splendido. Grazie per invitarci sempre e grazie per quello che fate per lo sport e per... Ecco ragazzi, la cosa che volevo dirvi, approfittando della presenza di Roberto, intanto un applauso mi sembra meritato, è che allora, cioè, storicamente, avete visto il rappresentante della regione e il rappresentante del comune, storicamente chi organizza le corse fa fatica a dialogare con quella che chiamiamo l'amministrazione locale, perché parliamo linguaggi diversi spesso, cioè loro ci vedono come qualcuno che vuole occupare il suolo, ed è raro, e quest'anno è successo con due grandi locali, parlare la stessa lingua, cioè trovare gli amministratori che corrono. È molto molto diverso, vi assicuro, confrontarsi. Adesso la politica, parlo da giornalista, sta cominciando a essere contaminata dallo sport. Una volta il politico era un soggetto immobile, adesso lentamente anche i politici cominciano a fare sport, e questo lo trovo positivo, perché cominciano a capire quali sono le esigenze vostre, dei ragazzi, degli amatori adulti, ma anche di chi organizza un evento in una città. A me sembra una cosa molto positiva. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie a Roberto. E ora a questo punto cominciamo un po' anche con le commistioni tra sport, e darei la parola a Gianluca Calfapietra, inviterei qui. Calfapietra è un triatleta, quindi corre, nuota e va in bicicletta, li fa tutte e tre egregiamente queste specialità, ma insomma oltre a questo è anche un amico della corsa di Michele, e quest'anno abbiamo fatto proprio un gemellaggio, la corsa e il triathlon. E anche insomma, se ci racconti in breve cosa farai per Michele. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo che la mia estrapolazione sportiva è, diciamo, dallo sport del triathlon, quindi lo sport del triathlon in prima persona, ma anche come disciplina, è sempre stato molto molto vicino a Miguel, quindi abbiamo sempre partecipato, e in questo momento parlo da triatleta, quindi abbiamo sempre partecipato molto volentieri, perché abbiamo sempre sentito molto Miguel e il messaggio di Miguel. Quest'anno avrò tante cose da fare e un solo rammarico, ovvero dopo 17 anni non potrò correre una corsa di Miguel, però fondamentalmente ne sono contento, nel senso che abbiamo concordato di avere questo inserimento di Foran Steam, quindi della mia società, come supporto logistico e coordinamento, visto e anche considerato che Miguel è tante cose, ma è anche una gara impegnativa da organizzare, da reclutare e soprattutto da gestire, per i numeri, per il tipo di percorso, per tutti voi, per tutti noi. Quindi la cosa più diventa impegnativa, più diventa importante, quindi va gestita sempre al meglio, soprattutto per il discorso di sicurezza. Quindi gestiremo e coordineremo, soprattutto con chi già lo fa da tantissimi anni, tutto il discorso della partenza, arrivo, il percorso. Quindi noi siamo tutto il braccio operativo, se così vogliamo chiamarlo. Quindi ahimè non correrò Miguel,
però fondamentalmente rimane il mio affetto alla corsa di Miguel, al messaggio di Miguel soprattutto, quindi siamo vicini, ci siamo anche per la 18ª edizione, Forans Team con Miguel e anche il triathlon, perché avremo proprio tutti gli atleti pro che verranno nel weekend appunto di Miguel a Roma e correranno come ormai da 5 anni a questa parte la corsa di Miguel, quindi avremo Domenico Passuello, uno dei più forti atleti internazionali del triathlon, Erika Somor, campionessa del mondo 4 volte di duathlon e tantissimi altri atleti ancora che sono la compagine degli atleti elite pro del Forans Team, quindi in bocca al lupo a tutti e buon divertimento soprattutto, grazie. Allora, grazie Gianluca, aspetta un attimo, ci mancherà anche una strada, perché tra l'altro Gianluca nella sua modestia dimentica di dire che corre molto forte. E messaggio anche per i ragazzi, il triathlon è uno sport straordinario, straordinariamente formativo, per chi non lo sapesse i triatleti a piedi vanno fortissimo, quindi sono atleti veramente, pensate l'anno scorso abbiamo avuto 3 atleti nei primi 10 ed erano triatleti, quindi gente in grado di correre in 30 minuti 10 km tra le altre cose o anche meno. Oltre all'annuncio dei top atleti del Forans Team, ieri sera la Federazione Italiana di Triathlon ci ha fatto il comunicato che sarà presente la nazionale, non al completo ma con 7-8 ragazzi, quindi insomma avremo questa presenza straordinaria veramente al completo di questo sport meraviglioso che invito anche, si può cominciare anche in età diciamo giovane, quindi invito tutti a vedere le gare che sono uno spettacolo e anche a praticarlo. Allora, tanto grazie di nuovo a Calfapietra, proseguiamo velocemente con le commissioni, abbiamo detto il triathlon, ma quest'anno c'è anche il rugby, c'è la primavera rugby, i ragazzi giocatori della primavera rugby saranno praticamente, faranno gli apripista delle due gare, cioè faranno il cordone di sicurezza che si aprirà prima della partenza, e poi la corsa di Michele ha fatto anche un gemellaggio con la nazionale di rugby per il 6 Nazioni, infatti tutti i partecipanti alla corsa di Michele avranno uno sconto per andare a assistere alla partita Italia-Galles, che sarà la prima partita del 6 Nazioni in Italia quest'anno. Quindi siamo passati dal triathlon al rugby, adesso cambiamo decisamente sport per una breve testimonianza, ma molti di voi già l'hanno conosciuto. Chiamo qui Alessandro Marcianò, che è un surfista, quindi lui cavalca le onde, tra l'altro è l'unico italiano nella storia che è riuscito, spero di non esagerare o diminuire, è riuscito a cavalcare un'onda a Nazaré in Portogallo di 18 metri, quindi 6 piani di un palazzo, lui l'ha praticamente cavalcata e si è qui, quindi ci è riuscito. E dite però perché il surf, lui vive in acqua, gira il mondo, sta sempre su questa tavola, ma in realtà lui correrà la corsa di Michele. Grazie per la presentazione, grazie, buongiorno a tutti voi, sì, correrò questa per la prima volta questa corsa di Miguel e sono anche abbastanza emozionato perché non so nemmeno se riuscirò ad arrivare alla fine, spero di sì, ma comunque cosa c'entra la corsa con il surf? Sicuramente la corsa è uno sport che io definisco basico ed è alla base un po' di tutti gli sport, quindi anche nel surf sicuramente ci aiuta molto per il fiato, per essere più, come dire, resistenti quando si va sott'acqua, quando si viene travolti dalle onde, quindi è un po' la base del mio allenamento. E quest'anno ringrazio gli organizzatori perché insomma hanno pensato di invitarmi e di farmi vivere questa esperienza che sicuramente sarà un'esperienza bellissima. Ho visto adesso il percorso, mi sembra eccezionale, non vedo l'ora di farlo. E niente, posso dire, ieri ho fatto un giro sul sito, ho visto il tempo del primo corridore l'anno scorso, mi pare 24 minuti e qualche secondo, quindi mi sono fiondato in palestra, ho detto adesso fammi provare un attimo, ok, ho detto questo è un alieno, guarda neanche sui 50, sui 50, però vediamo, 10 giorni per migliorare. Grazie Alessandro e ai ragazzi che sono ipertecnologici, quando è finita la conferenza andate a vedere su YouTube Alessandro Marcianò cosa fa quando vede un'onda, qualcosa di pazzesco. Allora, le commissioni non sono solo commissioni sportive, abbiamo i canottieri, abbiamo i surfisti, abbiamo i rugbisti, ma sono anche commissioni solidali. Abbiamo una quantità immensa di associazioni che partecipano alla corsa di Miguel anche per mostrare e per, diciamo, dico propagandare ma è un termine sbagliato, la loro attività. Voglio chiamare qui il rappresentante di una delle più straordinarie associazioni legate alla corsa, anche di quella storicamente più lontana, Nicola Pintus, che rappresenta il progetto Filippide.
che fin dalla prima edizione, che fin dalla prima edizione. Allora io vi invito, è inutile che io vi descriva Filippide, vi invito ad andare su YouTube, c'è il video dei momenti nazionali. Filippide si occupa del recupero dei ragazzi autistici tramite la corsa e il nuoto, è un progetto di enorme importanza, diciamo, sociale, che come tanti altri progetti di enorme importanza sociale ha, vive delle difficoltà economiche di questo paese. Da sempre i ragazzi di Filippide corrono con noi, e un ragazzo autistico che corre, ogni ragazzo autistico che corre Miguel ogni anno per noi è un trofeo impagabile. Nicola. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Due parole velocissime. Progetto Filippide è un programma sportivo per soggetti con patologia autistica e malattie rare. Permettiamo in modo forse semplice, scontato, a persone gravi e gravissime, come sono i ragazzi affetti da patologia autistica, spesso nelle scuole, di diventare nella corsa di Miguel normali, correre insieme ad altri amatori e perdersi nella gran massa degli amatori che partecipano a questa manifestazione. Mi piace rilevare una cosa che per noi è fondamentale. Come avete visto dall'inizio di questa conferenza stampa, ci sono molte entità, molte varie organizzazioni che prendono parte. In queste figuriamo anche noi. La Corsa di Miguel quindi risulta essere forse l'eccellenza dell'accoglienza, che è una parola molto particolare. Per i nostri ragazzi essere accolti significa essere messi dentro un frullatore, come la partenza della Corsa di Miguel, far girare tutto velocemente e perdere per 10 km il vestito di disabile e di autistico ed essere semplicemente un atleta. Chi non partecipa alla Corsa di Miguel e la guarda da fuori vede correre tante persone, qualcuno vestito buffo, qualcuno che corre male, qualcuno che è fortissimo e va velocissimo. In mezzo a quelli ci sono anche i ragazzi autistici. Per noi, per Progetto Filippide, la Corsa di Miguel equivale a partecipare alla maratona di un'Olimpiade. Questo è quello che portiamo a casa nel pomeriggio della corsa. Quindi ringraziamo la Corsa di Miguel e Valerio che ci vuole ogni anno del giorno. Grazie a tutti. Grazie, messaggio che non ha bisogno di nessun commento, grazie di cuore Nicola. Allora, fine, solo un po' di ringraziamenti sparsi a un po' di persone che ci sono qui. Volevo ringraziare Enrico Castrucci, il patron della Maratona di Roma, è l'evento, diciamo, l'evento clou del turismo romano, grazie di esserci Enrico. Volevo ringraziare le nostre voci che sono Gio Vasapollo e sono Ludovico Nerli, grazie Ludovico, grazie Gio. Volevo ringraziare le grandi società presenti, Samuele Giammartino per Catsport. Volevo ringraziare Claudio Santini che è qui, che fa quel meraviglioso evento che si chiama Christmas Run a Villa Panfili, vero evento di solidarietà e di fratellanza a cui noi ci iscriviamo nella nostra parte non competitiva, e tanti altri che magari citeremo dopo. Allora, solidarietà, io abbiamo, facciamo un piccolo flash invece sulla salute, nel senso che qui abbiamo una presenza importante di quest'anno, è Aranciamoci. Aranciamoci è un'associazione anticaporalato di Rosario in Calabria, e loro quest'anno hanno donato una serie di, anzi un quantitativo enorme di arance fatte da loro, da appunto regalare a ospiti e agli amici della corsa. E quest'anno, tra le, ripeto, come abbiamo dato la parola a Nicola Pintus, poi rappresentanti tutte le associazioni, ma parlando di salute, perché le arance sono salute, soprattutto quelle fatte in territori dove non vengono sfruttate le persone. Quest'anno tra i vari accordi, e quindi chiedo la possibilità di fare un breve saluto anche a Margherita Bonamico, che è della Onlus Mariposa, che si occupa appunto di celiachia. Quindi ci faremo fare un saluto e spiegare. Le tengo il microfono. Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo nuovi per la Corsa di Miguel, ma è un'occasione veramente importante per presentare, per offrire ai primi 200 ragazzi che si vogliono sottoporre a un test sulla saliva, quindi un test molto adatto ai bambini che raccolgono lo sputo senza nessuna invasività, senza prelievo di sangue, e che permette di fare uno screening della celiachia. Nella saliva noi andiamo a determinare dei marcatori, sono gli anticorpi antitrasglutaminati, sono marcatori, diciamo, più frequenti e più efficaci di celiachia,
e abbiamo una metodologia messa a punto al Policlinico Umberto I barra Sapienza che permette appunto di trovarli nella saliva dove sono 40 volte meno concentrati nel sangue. Poi i soggetti positivi, il test può essere, verrà ripetuto nel sangue e poi seguiranno il percorso diagnostico. Ma perché è utile lo screening della celiachia? In Italia noi abbiamo 60 milioni di persone, la celiachia è presente nell'1%, quindi ci aspettiamo 600.000 celiaci, in realtà ne abbiamo un terzo scoperti. E la celiachia, se viene scoperta in età infantile, può permettere di affrontare la cura della celiachia, cioè la dieta senza glutine e senza difficoltà, di far raggiungere a questi ragazzi il bersaglio della crescita ed evitare le complicazioni, spesso patologie autoimmuni come il diabete di tipo primo, tiroiditi, insomma patologie di ogni organo e apparato possibili. E quindi è questo il senso di trovarci, cioè di conoscere questa celiaco, poi è in grado ovviamente di fare, svolgere qualsiasi attività sportiva, dai campioni di tennis a attività olimpioniche. Una diagnosi precoce fa accettare bene la dieta e diciamo permette di avere una vita del tutto normale. Io ringrazio molto di questa occasione. Noi ringraziamo perché quindi avete l'opportunità di fare un test gratuito e vi invitiamo appunto soprattutto i ragazzi che verranno lì per l'alternanza. Allora abbiamo anche chiuso le commissioni sportive, quelle appunto con la salute, e adesso entriamo nella parte finale, mancano veramente pochi minuti alla conclusione e concluderemo come abbiamo iniziato, con un filmato differente. Michele è anche cultura, molta cultura, e da sempre vicino alla corsa di Michele c'è una persona che è qui, è Paolo Masini, che è stato assessore al Comune di Roma, era già Roma Capitale, ed ora è un dirigente del MIPAC, il Ministero dei Beni Culturali, quindi diciamo rappresenta la cultura in Italia, e il ministro Franceschini in questa casa. Sì, grazie, meno male che l'hai messa sulla cultura, perché dopo Tavani che corre e Calzabiera che fa il triathlon non ho mai fatto domande sulle mie prestazioni. No, mi fa piacere essere qui perché, lo dicevo da assessore allo sport, tanto più adesso, la corsa di Michele è la mia corsa preferita, perché riesce a mettere insieme molti valori oltre lo sport. Mette insieme valori importanti ed è una cosa che dura nel corso dell'anno. Tante sono le iniziative nel corso dell'anno, molto, molto positive. Io credo di aver fatto tutte le presentazioni di Michele, tranne l'altro anno che ho subito un'operazione, sennò davvero, davvero tutte. E adesso appunto per il ministro Franceschini, di cui io sono consigliere, seguo tutto il tema delle migrazioni attraverso un progetto che si chiama Migrarti, pertanto tutto il pezzo, tra l'altro con l'UNAR, che è un altro soggetto che collabora con Michele, tutto il pezzo relativo all'antirazzismo, all'astrantirazzismo, è una cosa che va nella direzione sulla quale sto lavorando adesso. Tra l'altro c'è un forte legame sia con la scuola, visto che ho fatto l'assessore, sia con tutto il tema dei disaparecidos. Ho avuto l'onore di dare la cittadinanza onoraria a Stella Carlotto, che è la presidente delle Abuelas. Perché poi di fatto la corsa di Michele è una vera e propria comunità, si respira dal clima che si respira, si vede, da Federico alla Niente, a Cecilia, chiaramente a Valerio e a Giorgio. In una comunità succedono cose tra una conferenza stampa e l'altra, alcune belle, alcune meno belle. Pochi mesi fa c'è stato il compleanno degli 80 anni di Giorgio lo giudice, oppure c'è stata una perdita importante come Anna, che ha dato un grande contributo alla corsa di Michele. E succedono cose anche positive che avrebbero fatto piacere a Michele, perché ieri c'è stata la sentenza sul processo Condor, che è quella che ha riguardato appunto i disaparecidos. Pertanto la corsa di Michele è un po' tutto questo, e abbiamo sentito anche la buon amico che con il progetto dell'associazione Mariposa, che ha accettato di venire qui, è una commissione generale. Pertanto bene, in bocca al lupo, avanti tutta, il 29 saremo tutti lì. Ciao. Grazie a Paolo, perché ormai per questa volta non ce la fa, ma ha promesso che il prossimo anno correrà anche lui Michele, così sarete tutti rappresentati. Allora, in attesa di andare alle conclusioni, prima è stato citato proprio all'inizio, però io anche se ogni volta magari si emoziona, però io quello d'Alessio lo vorrei un secondo, diciamo, per voi ragazzi. Questo è un momento che secondo me è molto importante per voi ragazzi, perché Bruno è quello che vi è stato detto prima,
cioè lui ama la corsa più di se stesso, lui da tantissimi anni organizza questa gara, la Matrice di Rufino, che parte appunto da Amatrice, e il terremoto, quel tragico terremoto del 24 agosto è arrivato esattamente 48 ore dopo la gara, che lui organizza veramente con il cuore. A Bruno, insomma, gli chiediamo veramente di fare, diciamo, di raccontare con il suo modo di fare cos'è la corsa e cosa trasmette, cosa lascia la corsa, cosa dà alle persone. Tu che della corsa l'hai fatta una vita. Diciamo quello che la Matrice Configlio, che è una gara su strada di poco più di 8 km che si svolge nel mese di agosto, hanno corso la maggior parte dei vincitori o di maratona o di 10.000 metri olimpici degli ultimi 20 anni. È una corsa con un albo d'oro stupefacente, veramente uno dei più straordinari albi d'oro delle corse su strada italiana. Parte il centro di Amatrice e arriva in questo luogo, insomma, molto bello di collina, di montagna, che si chiama Configlio. Ma intanto ringrazio tutti per ascoltarmi. Sono evidentemente in grande soggezione perché, diciamo, parlando di Miguel, io ritrovo quello che è stato lo spirito della prima manifestazione della Matrice Configlio. Quando siamo partiti in un posto così decentrato, avevamo bisogno di avere un input importante, che fosse un input etico. Scusate ragazzi, in fondo, 2 minuti di pazienza, ascoltiamo con attenzione quello che c'è Bruno. Stavo parlando di un input etico che riguardava l'entità morale di una manifestazione, perché ogni organizzatore si prefigge qualcosa, e noi quando siamo partiti lì, fuori dai circuiti sportivi, senza impianti, senza niente, abbiamo pensato che era una motivazione importante promuovere un evento dal punto di vista umano, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista turistico. Questo ci ha portato ad avere atteggiamenti particolarmente attenti su quello che riguarda non solo la parte amatoriale, alla quale abbiamo tenuto sempre tantissimo, ma anche dando un riscontro tecnico per far sì che la comunicazione si interessasse di noi, si interessasse di questa località. E diciamo, abbiamo prestato molta attenzione a questa questione qui, tant'è che tra i primi sostenitori che io sono andato a cercare, no, con il lanternino per far sì che si parlasse di noi, c'è stato proprio un tizio che si chiama, è stato da qualche parte, Valerio Piccioni, che in un'occasione particolarmente importante scrisse di noi sulla Gazzetta dello Sport, dedicandoci proprio una pagina, a Amatrice e capitale dell'Africa. Noi, devo dire sinceramente, non è che questa particolarità dell'Africa ci sia più favorevole di altre cose, però aver avuto con noi gente della qualità di il primo Polter Gap e l'ultimo Ezechiel Kemboi, che tra l'altro farà il 20 agosto, se ce la faremo, farà l'ultima gara della sua vita, pensate, 2 Olimpiadi, 4 Mondiali, un campione celebrato e penso sia uno dei più importanti che siano mai esistiti, che finirà la sua carriera lì ad Amatrice. Io sono sempre borderline rispetto alla depressione, purtroppo cerco di farmi forza, però ogni tanto ricapito lì e vedo Amatrice sbriciolata e potete immaginare quello che mi passa nel cuore, soprattutto pensando che 2 giorni prima, perché il terremoto data il 24 ma era la notte del 23, e soltanto il 22 noi avevamo riaccompagnato tutti gli atleti nazionali e internazionali alla stazione Termini, a Fiumicino, a Ciampino, per farli ritornare a casa loro. Il Padre Eterno, con tanto guaio che ci ha fatto purtroppo subire, ci ha salvato perlomeno questo aspetto, che non ha lasciato sotto le macerie dei collegi e dell'Albergo Roma tanti atleti. E dicevo, stamattina mentre venivo ho sentito la macchina che ha sbandato per un momento, ho pensato guarda che vento che c'è, poi accendendo la radio ho risentito terremoto 5.2, quindi il morale è un po' così. Però ringrazio Valerio Piccioni, che
ha mostrato sempre grande sensibilità, perché diciamolo sinceramente, l'ultima cosa che voglio dirvi, la corsa in effetti è l'attività sportiva più democratica del mondo, che ci mette tutti davanti alla stessa linea di partenza, ci fa tutti uguali e ci fa tutti promotori di un grande evento dell'atletica, che spero continui a portare anche grandi campioni all'atletica italiana. Grazie a tutti e scusate, grazie a tutti. Grazie mille veramente a Bruno per questa testimonianza. Adesso siamo agli ultimi minuti, però abbiamo delle presenze importanti. Abbiamo il padrone di casa, Roberto Fabricini, che è il segretario generale del CONI, quindi colui che ci ospita simbolicamente. Veniamo entrambi dalla conferenza, dalle elezioni della Federciclismo. Un saluto del padrone di casa mi sembra opportuno. Assolutamente doveroso, più che altro. Sono contento che tanti giovani sono così presenti oggi a questa presentazione, che per noi del mondo dello sport ha un'importanza particolare da tanti punti di vista. Sono giovani, è bene che si chiacchierino tra di loro. Mi chiedo scusa per il ritardo, però porto qui la giustificazione scritta. Stiamo presentando al CONI un libro molto bello, scritto da un grande campione. Ai giovani dice poco, ma noi appassionati del mondo dello sport dice molto, che Abdon Panić, un atleta che ha vinto le medaglie d'oro olimpiche nel 1964, che viene da una travagliata vicende personali, essendo stato figlio di Fiume, quindi il periodo post bellico, con la suddivisione della Jugoslavia e spartizione dei territori italiani, lui fu un transfuga per rispettare questo grande amore che aveva il nostro paese. Ha voluto presentare questo libro, la sede migliore non poteva essere altro che il CONI, e la mia giustificazione per un ritardo nel venire qui da voi. La corsa di Michele, grazie a certi personaggi, Valerio Piccioni, Giorgio Lo Giudice, il mio amico Bondini, tutte persone che hanno a cuore questo evento, questa manifestazione, che è diventato un classico nel sport italiano. Certamente qualcuno vi avrà illustrato, vi illustrerà il perché di questa competizione romana, la competizione, caro Valerio, se mi vieni vicino mi fa piacere, la competizione che si svolge ormai un classico della stagione sportiva romana, è un omaggio veramente alla civiltà più che a personaggi particolari, è un grande evento che noi del CONI non possiamo che appoggiare incondizionatamente. Cerchiamo, Valerio lo sa, di favorire dove possiamo questo svolgimento. Dall'anno scorso ha avuto come teatro finale la competizione dello Stadio Olimpico, che vuole suggellare appunto la sacralità dello stadio che fu il teatro dei Giochi Olimpici di Roma 60 con l'atletica leggera. E qui quest'anno credo Valerio tu abbia previsto ancora una volta che questo evento si concluda allo Stadio Olimpico. Credo che sia l'abbraccio più bello che lo stadio e quindi lo sport italiano può riservare a tutti coloro che partecipano. Spero che molti giovani qui presenti siano presenti quel giorno. Ora non so come si è sviluppato il piano di partecipazione, vorrei che tutti venissimo a questa gara, chi avrà la possibilità di mettersi in canottiera e correre, io non sarò fra questi, ma soprattutto esserci presenti, che vuol dire essere testimoni di una grande cosa, di una cosa che non ci ha riguardato strettamente da vicino ma che riguarda il mondo, ma soprattutto anche la consapevolezza che qui in Italia, a Roma, possiamo fare delle belle cose per lo sport italiano. E queste cose con la corsa di Michele si stanno perpetuando nel tempo e avranno il loro svolgimento anche questa primavera. La data non la ricordo di preciso, il 21 marzo. Entra la primavera e deve entrare una ventata fresca nello sport italiano. Grazie davvero. Grazie di cuore. Roberto Fabricini, approfittiamo anche della citazione che lui ha fatto della biografia di Abdon Panić per ricordarvi che alla Corsa di Michele l'anno scorso c'erano alcuni marciatori di vertice, ricordiamo Antonella Palmisano e Vincenzo Luca, quindi anche l'occasione per vedere presenti alcuni marciatori di vertice e scoprire quello straordinario sport che è la marcia. Grazie mille al segretario del CONI. A questo punto, Valerio, diamo in conclusione qualche informazione pratica. Allora, un po' per tutti, la Corsa di Michele ricordiamo 29 gennaio, le iscrizioni si chiudono alla prova competitiva lunedì prossimo online alle 21 per la 10 km competitiva, sono ancora aperte, saranno aperte fino alla fine per la non competitiva di 10 e di 4 km nelle edicole, abbiamo questa straordinaria partnership con oltre 100 edicole di Roma dove si può acquistare
direttamente il pacco gara con il pettorale delle due, diciamo, corse non competitive, 4 e 10 km, che è una cosa inedita per una corsa podistica, che a noi ha dato grandi soddisfazioni. Partenza 9.30 per le 10 km, 10.45 al Ponte della Musica per le 4 km. Valerio, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io chiederei un momento di attenzione per un racconto finale di questa mattinata che è stata, direi, agitata. Si può fare un po' di silenzio, magari lasciamo andare via quelli che vogliono andare via, che sono presi ovviamente da altri impegni. Dunque, l'ultimo racconto è questo. Adesso noi scenderemo giù, c'è un piccolo, veramente piccolissimo rinfresco, che però ha una storia da raccontare. Un giorno ci trovavamo nelle zone colpite dal terremoto, nelle Marche, e ci siamo fermati a Muccia. Muccia è un paese fantasma, dove sembra veramente che camminino solo gli spettri, e la notte fa ancora più impressione. C'è un solo negozio che è rimasto aperto, è un panificio pasticceria che si chiama Mizia. C'era una signora, e l'amore con cui questa signora ci raccontava di Muccia, ci raccontava del desiderio di proseguire e di andare avanti, ci ha veramente conquistato. E allora ci è venuta l'idea di acquistare il ristoro di questa conferenza stampa, i dolci, proprio a Muccia, e avevamo organizzato tutto per poter far portare questi dolci da Roberto Scalla, che è un allenatore di atletica di Camerino, e tutto era pronto, se non che poi è caduto lì un metro di neve. E Scalla aveva 40 di febbre, e quindi questa piccola, minima cosa rischiava di non essere portata a compimento. Allora questi amici del panificio, Roberto, hanno contattato l'autista di una corriera che fa Camerino Roma e gli hanno consegnato queste torte. E però queste torte, naturalmente, sapete, nel caos di Roma si sono perse, dovevano arrivare a Piazza Mazzini e sono finite alla stazione Tiburtina. Però queste torte, con quello che a Roma chiamiamo, con una frase fatta, il giro di Peppe, che non si capisce da dove venga, ma questo Peppe evidentemente è realmente esistito, queste torte oggi sono qui. E sono le torte più buone del mondo. Grazie a tutti.